piccolo regno di Ben e Holly. L'avventura di oggi ha inizio al grande albero degli elfi. Giochi e divertimento. Questa è la ricetta per le mie tortine speciali di mele. Serve la farina, il miele, il latte, il cioccolato e delle mele. Gnammi! E ora dobbiamo aggiungere un bell'uovo. Wow, mamma! Bene, mescoliamo il tutto. Ok. Splish, splash, splosh, splug. Questa deve essere Holly. Ciao, Ben. Ciao, Holly. Sto aiutando la mamma a fare le tortine di mele. Oh, posso aiutare anch'io? Le fate sono brave a fare le torte. Certo, principessa Holly. Puoi dare una mano a mescolare. Questo è quello che preferisco fare. Mescolare e rimescolare l'impasto delle tortine. E a me piacerebbe che mescolassi di più e sporcassi di meno in giro, Ben. Splish, splash, splosh, splush. Holly, adesso potresti mescolare tu. Va bene, signora elfo. Sei molto brava, Holly. Secondo me dovresti sporcare un po' più di qua e di là. Ora versiamo l'impasto negli stampi. Sembrano davvero molto buone. Possiamo assaggiarle adesso? Mi dispiace, Ben, ma prima devono cuocere in forno. Oh. Potremmo sempre cuocerle con la magia. Queste sono tortine degli elfi e non si cuociono con la magia. Ma con la magia cuocerebbero molto più velocemente. Ora le faccio vedere. No, grazie, Holly. Ricorda, gli elfi non usano la magia. E noi siamo degli elfi. Ah! Ora sono pronte le tortine. Non hanno neppure iniziato a lievitare, Ben. Oh. Magari Holly potrebbe usare un po' della sua magia. Penso che sarebbe meglio se voi due usciste a giocare per un po'. Vi chiamerò quando le tortine saranno pronte. Oh, dici che sarebbe meglio? Su, andate e pensate a divertirvi. Uffa, ma non ho nessuna voglia di uscire a giocare oggi. Cosa mi tocca sentire? Coraggio, andate a giocare, forza! Divertitevi! Vorrei che queste tortine non ci mettessero così tanto a cuocere. Sì, anch'io. Forse dovremmo cercare di giocare a qualcosa mentre aspettiamo, vero Ben? Ok. Cosa ne dici di Cellai? Mi piace Cellai. Sì, va bene. Ma giocheremo a una sola condizione. Niente incantesimi. D'accordo. Bene, Cellai. Tanto non mi prendi. Non mi prendi! Ma stai correndo troppo velocemente! Non ci posso fare niente! Gli elfi corrono molto velocemente ed io sono un elfo! Ma non è valido! Le fate non possono correre veloce come gli elfi! Va bene! Saltellerò su una gamba sola! Tanto non mi prendi! Stai correndo ancora troppo velocemente! Va bene, starò fermo, immobile. Ti ho preso! Tocca a me, prova a prendermi. Attenta, ora ti prendo! No, non lo farai! Tanto non mi prendi! Ma così non vale! Avevamo detto senza incantesimi! Ma non sto usando un incantesimo! Sto solo battendo le mie ali fatate! Però non è valido! Gli elfi non hanno le ali come le fate! Non riuscirò mai a prenderti così! Va bene! Allora non userò più le mie ali! Ti ho presa! Dai, giochiamo a qualcos'altro! Sì! A nascondino? Ci sto! Adesso giochiamo a nascondino! Yuppi!
Io adoro giocare a nascondino. Ma senza volare, intesi? Va bene, prometto di non volare. Uno, due, tre... Non guardare! Ok, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Arrivo, che tu sia pronto o no? Ben si è proprio nascosto bene. Qui non c'è. E non è neppure qui. Ben, dammi un indizio. Per favore. Sei molto lontana. Ti stai avvicinando. Oh. Fuochino. Fuoco. Fuoco fuochissimo. Ti ho trovato. Oh, ma non c'è nessuno qui. Acqua. Oh, sto cominciando ad annoiarmi. Ho cose molto più importanti da fare io. Sono qui. Ti ho trovato. Mi sono nascosto bene, vero Holly? Ammetto che non riuscivo a trovarti. Gli elfi si nascondono sempre bene. E io sono un elfo. Tocca a me nascondermi. Ricorda, le regole sono: niente ali o cose del genere. Niente ali, te lo prometto. Uno, due, tre. Non riuscirò mai a trovare un buon nascondiglio in poco tempo. Ben ha detto di non usare le ali, ma non ha parlato di bacchetta magica. Cosa ne pensi, bacchetta? Possiamo fare una piccolissima magia per nasconderci? Ma no, sono certa che Ben non si arrabbierà. Abracadibili dibile, rendimi ora invisibile. Sto arrivando, che tu sia pronta o no. Acqua, 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 sei in alto mare. Oh. Acqua, tra un po' affoghi. Forse ti ho vista. È meglio che ti arrendi. Tanto non riuscirai mai a trovarmi. Mi domando dove sia andata a nascondersi Holly. Molto probabilmente non è neppure qui vicino. Wow, non c'è che dire. Holly si è nascosta troppo bene. Non riuscirò mai a trovarla. Ti ha trovata. Oh, ma come hai fatto a trovarmi? Io sono invisibile. Oh, non sono più invisibile. L'incantesimo è svanito. Hai detto incantesimo? Ho usato soltanto un pizzico di magia, Ben, per gioco. Comunque sia, che ne dici di fare un altro gioco? Ti prometto solennemente che non userò le ali e nemmeno la magia. Va bene, potremmo giocare a... Ben! Holly! Bambini! Le tortine sono pronte! Oh, signora Elf, dobbiamo proprio tornare a casa. Possiamo fare ancora un altro gioco? Cosa mi tocca sentire? Pensavo che una certa principessa delle fate e un certo elfo trovassero noioso giocare. Ma mamma, noi ci stavamo divertendo proprio tanto, sai? E tu avevi detto che ci sarebbe voluto molto tempo. In effetti di tempo ne è passato molto. Davvero? Il tempo è volato perché voi due vi stavate divertendo. È così, credetemi. Oh! Allora, la volete una tortina? Sì, grazie! È deliziosa! Che buona! Queste tortine sono buonissime! E la signora Elfo non ha nemmeno usato la magia! Grazie mille, Holly! Penso che sia stato il vostro aiuto a fare la differenza! Vuoi vedere un trucchetto magico? Va bene! Se voglio, posso far sparire questa tortina. Ma come? Non mi avevi detto che gli elfi non fanno le magie? Ora guarda attentamente.
Ta-da! La teiera della regina Cardo. Il mio nuovo servizio da tè fatato è arrivato. Oh, ma è bellissimo ed è così elegante e splendente, mammina. Ed è anche molto delicato, Holly. Questo significa che si può rompere, quindi lo puoi guardare, ma non devi toccarlo. Va bene, mammina. Quello è davvero un bellissimo servizio da tè. Se vuole, posso dargli una spolverata. Che ne dice, maestà? No, tata Susina. Neppure tu lo puoi toccare, intesi? Ma certo, vostra maestà. Perfetto, e ora? Perché non usciamo a fare un giro? È una giornata così bella oggi. Mamma, io posso rimanere qui ad ammirare il servizio da tè? Come vuoi, Holly. Ma guardare e non toccare, intesi? Capito, mamma. Oh. Ciao, tata Susina. Ciao, Ben. Holly può uscire a giocare con me? Mi dispiace, ma la principessa Holly è molto occupata ad ammirare la nuova teiera. Magari se... Ben! Vieni su, devo farti vedere una cosa. Certo, Holly. Guarda, è il nuovo servizio da tè di mia mamma. Non ti sembra meraviglioso? Suppongo di sì. Lo sai che a nessuno è permesso di toccarlo? Pensa che è vietato anche alla tata Susina. Davvero? Perché mai? Perché è incredibilmente delicato. Ma allora che cosa ci si può fare? Ecco, si può prendere il tè insieme agli amici, naturalmente. Ma noi non dovremmo toccare... Ecco, tienila tu, Ben. Non è difficile. Ora guardami. Oh. Come desidera il suo tè, signor Elfo? Forte o leggero? Oh, Holly! Hai appena rotto la teiera della regina Cardo! Oh, no! La mamma sarà molto triste adesso! Ecco, te l'avevo detto, non avremmo mai dovuto toccarla! È vero! E ora cosa facciamo? Non potresti aggiustarla con la magia? Ci proverò! Abracadabra! Abracadiera! Ripara subito la teiera! D'accordo, questo non ha funzionato. Ah. La tata conoscerà un incantesimo, chiediamolo a lei. No, non possiamo dirlo a nessuno. Allora cosa facciamo? Ben, gli elfi non sono bravi a riparare le cose. Credo di sì. E tu non sei un elfo? Puoi scommetterci? Quindi, perché non mi aiuti a ripararla? Ecco, non ne sono sicuro. Ti prego, Ben. Tu sei senza dubbio il mio miglior amico. E oltretutto sei anche la mia unica speranza. Mi hai convinto. Però gli attrezzi per ripararla li ho a casa. Bene, possiamo mettere i pezzi in questa scatola. Già, ma che succede se qualcuno ci vede? Posso renderci entrambi invisibili. Conosco la formula magica. Abracadabra, abracadibili. Rendici entrambi invisibili. Ehi, ha funzionato! Andiamo! Shh, c'è la tata! Ben, non fare rumore! Oh, caspita! Il mio incantesimo dell'invisibilità sta per svanire! Non ha importanza! Siamo quasi arrivati! Nessuno ci vedrà adesso! Ciao, Ben! Ciao, principessina Holly! Salve, signora Elfo! Che cosa state facendo voi due? Niente, mamma! Noi dobbiamo soltanto riparare una cosetta! Bene! Gli elfi sono bravi a fare quelle cose! E tu sei un elfo! Certo, mamma! Qui è dove tengo tutti quanti i miei attrezzi. Colla, vernice, pennelli e brillantini, come sono belli. Prima di tutto stendiamo un bel tappeto. In questo modo la colla non finirà sul pavimento. Benissimo. E poi dobbiamo indossare i grembiuli.
Così non ci sporcheremo i vestiti. E ora che si fa? Uniamo tutti i pezzi della teiera con un po' di colla. In questo modo. Uno, due, tre. Ecco, è fatta! Uno, due, tre. Uno, due, tre. Uno, due, tre. Uno, due, tre. Ecco, è riparata! Evviva! Però non ha un bell'aspetto. Possiamo sempre pitturarla? Sì. Va molto meglio. C'erano anche dei fiorellini sopra. Sono brava a disegnare i fiori. Ecco. Ho l'impressione che fosse più brillante. Possiamo usare i brillantini. Io adoro i brillantini. Ora è così brillantinosa. È pronta. Evviva! Pensi che la tua mamma possa notare la differenza? Sì. Forse ci servono soltanto più brillantini. Non credo, Ben. Abbiamo provato a ripararla, ma non ha funzionato. Forse dovremmo andare a chiedere aiuto alla tata Susina. E va bene, proviamo a chiedere alla tata. Ecco la tata! Su, coraggio, chiediamole di darci una mano. Tata, avrei bisogno di farti una domanda sugli incantesimi, per favore. Una domanda? Ma certo, Holly. Ecco, tata. Una mia amica ha rotto per sbaglio una cosa molto preziosa e vorrebbe ripararla. Che incantesimo dovrebbe usare? Conosco questa tua amica? No. Lei è un folletto e abita molto lontano da qui e tu non l'hai mai vista prima. E questa tua amica ha rotto qualcosa di molto speciale. Esatto. Quel piccolo folletto non l'avrà rotta di proposito? No, è stato un incidente. Non volevo romperla, te lo giuro. Capisco, l'hai rotta tu. Oh, tata, non volevo romperla, devi credermi. Non ti preoccupare, Holly, non può essere così grave. Ma è davvero molto grave. Non essere sciocca, neanche avessi rotto la teiera della regina Cardo. Che cos'hai rotto? La teiera della regina Cardo. Oh. Oh no, la mamma ci resterà terribilmente male. Però noi l'abbiamo riparata. Bene, allora tutto è risolto. Ecco, a dire il vero l'aspetto non è esattamente quello di prima, vedi? Per favore, tata, la puoi riparare? Non ti preoccupare, so esattamente cosa fare. Sapevo che la tata ci avrebbe aiutati con un bel incantesimo. Sistemerò ogni cosa, tranquilli. Hai intenzione di comprare una nuova teiera? No, farò una cosa molto più semplice. Che cosa farai? Lo dirò alla regina. Scusate, vostra maestà. Cosa c'è, tata Susina? Sfortunatamente c'è stato un piccolissimo incidente. Incidente? Cosa è successo? Purtroppo le devo dire che la sua nuova teiera si è rotta. Insomma, nessuno avrebbe dovuto toccare quella teiera. Esatto. Tata Susina, ti avevo raccomandato di non spolverare il servizio da te. Sì, vostra maestà. Ho una voglia matta di trasformarti in una lumacona. Non mi sembra una grande idea, tesoro. Potrebbe sempre trasformarmi in una chiocciola. No! Mamma! Sono stata io! È tutta colpa mia e sono molto triste per l'accaduto! Quindi dovresti trasformare me in una lumacona e non la povera tata! Oh no, la mia dolce piccolina! Non essere triste, è solo uno stupido pezzo di ceramica! Ma mamma, stavi per trasformare la tata in una lumacona! Non l'avrei fatto veramente! Scusami se ti ho resa triste, mammina! Oh, Holly! Sono triste perché non me lo sei venuto a dire prima. Abbiamo anche provato a ripararla, sai? Non è esattamente come era prima, ma i bambini hanno fatto del loro meglio, vostra maestà. Oh, ma è davvero bellissima! Anche più bella di prima, oserei dire. Posso darle una spolverata, vostra maestà? No! Questo è un oggetto molto delicato e fragile. Nessuno deve toccarlo. Promesso?
Lo promettiamo. Lo conserverò per sempre. La bacchetta magica di Holly. Ah, che bella giornata per fare qualche esercizio con la bacchetta magica. Ma tata Susina, io stavo per andare a giocare con Ben. Principessa Holly, c'è un tempo per i giochi con gli elfi e un tempo per fare pratica con la bacchetta. Per favore, tata, ti prometto che più tardi tornerò ad allenarmi. E va bene, ma torna non appena io... Grazie mille, tata! Ciao! Oh, ma dov'è Ben? Ben! E va bene. Forse potrei fare un po' di pratica con la mia bacchetta nell'attesa che arrivi Ben. A noi due. Che cosa potremmo fare oggi? D'accordo, oggi faremo un bel cappello. Fiorin Fiorello, un bel cappello. Oh, a dire il vero non è molto bello. Ed è anche un po' troppo grande. Ciao, ciao, cappellaccio. Ciao, Holly. Ciao, Ben. Mi stavo esercitando con la magia. Vuoi vedere qualche trucco? Va bene. Resta fermo dove sei, Ben. Ora ti farò apparire un nuovo cappello. Abracazà! Un cappello nuovo Ben avrà. Oh. Ben, sei forse là dentro? Oh, ma qui non c'è nulla. Significa che ho trasformato Ben in un cappello. Caspita, che super cappello! Quello è Ben. Ecco, accidentalmente l'ho trasformato in un grosso cappello. Principessa Holly, è proprio per questo motivo che devi fare più esercizi di magia. Ma io mi stavo allenando, tata Susina, solo che qualcosa non è andato per il verso giusto. Sono sicura che hai mosso la bacchetta in questo modo. Io l'ho mossa nel modo giusto, tata. È questa bacchetta che non va affatto bene. Sbagli, Holly. Una brava fata non dà mai la colpa alla sua bacchetta. Scusa, tata Susina. Mi piacerebbe lasciare Ben in quello stato, solo per insegnarti la lezione. Per favore, ritrasforma Ben, tata. Non penso proprio che gli piaccia essere un cappello. D'accordo, va bene. Guarda e impara, Holly. Ding dong, Ben. Da cappello a Ben. Cos'è successo? Credo di aver combinato un pasticcio, ma per fortuna tata Susina ha rimesso le cose a posto. Grazie, tata Susina. Di niente, Ben. Ascolta, Holly, la prossima volta muovi la bacchetta magica più gentilmente. Lo farò, tata Susina. Scusami, Ben. Hai avuto paura? Io sono un elfo e gli elfi non hanno paura di niente. Bene, allora se la metti così posso provare di nuovo. Magari più tardi, ok? Ciao! Ciao, Ben! Principessa Holly, non hai dimenticato qualcosa? La tua bacchetta. Allora, dove si trova? Non mi sembra sia da queste parti. Non l'avrai persa, vero, principessa? Ah, ora ricordo! L'ho lasciata in mezzo al prato! Ero sicura di averla lasciata proprio qui. È sparita! Ciao, Holly. Ciao, Ben. Che succede? Ho perso la mia bacchetta. Adesso non potrò più fare incantesimi. Potrebbe essere una cosa positiva.
Non è affatto divertente. Non troverò mai più la mia bacchetta e sarò sempre una principessa triste e infelice. Non fare così, Holly. Troverò io la tua bacchetta, sta tranquilla. E come? Gli elfi sono molto bravi a ritrovare gli oggetti. E io sono un elfo, ricordi? Grazie mille, Ben. Ma se io riuscirò a trovare la tua bacchetta, tu devi promettermi solennemente che non mi trasformerai più in un cappello. Te lo prometto. Ma Ben, come farai a ritrovare la mia bacchetta magica? Tranquillo, ho già in mente un piano infallibile. Oh, dici davvero? Per prima cosa, cerca di ricordare dove hai lasciato la bacchetta l'ultima volta. In camera tua, forse? Oppure nel... Là! Oh. È proprio lì che l'ho lasciata. Oh. Allora, Ben, qual è la tua prossima mossa? In realtà non avevo altre mosse. Ah... Ecco, me lo sentivo che non l'avremmo più ritrovata. Oh, guarda! Arriva Gastone la coccinella! Forse lui ci può aiutare. Ciao, Gastone! Ci puoi aiutare a ritrovare la bacchetta magica di Holly? L'avevo lasciata qui, ma ora non riesco più a trovarla. Gastone ha un ottimo fiuto. Troverà presto la tua bacchetta magica. Dai, continua così, Gastone! Oh. Ma perché adesso Gastone si è fermato? Non so, sta guardando in alto verso il cielo. Probabilmente è lì che deve essere andata la tua bacchetta magica. E come? Magari la tua bacchetta può volare. In effetti la mia bacchetta è magica, ma non penso che possa volare da sola. Ecco, è lassù da qualche parte. Se soltanto potesse parlare e dirci dove si trova esattamente... Ma certo, Ben! Hai ragione! La mia bacchetta magica non può parlare, ma volendo potrebbe tintinnare! Forte! Pensi di poterla chiamare? Ora ci provo! Bacchetta! Bacchetta magica! Questa è la mia bacchetta! Guarda, arriva da lassù! È una gazza ladra! Ha la mia bacchetta nel becco! Le gazze ladre adorano le cose brillanti. Ma è molto in alto! E io purtroppo non ho il permesso di volare fin lassù. Non ti preoccupare, adesso ci penso io. Fa attenzione, Ben! Non ti preoccupare, Holly! Gli elfi sono degli scalatori eccezionali e io sono un elfo, ricordi? Ciao, uccellino. Potremmo avere indietro la nostra bacchetta? Per favore. Per fortuna ha funzionato. Bravo, Ben! Sei riuscito a far aprire il becco a quella gazza ladra. Io non sarei mai riuscita a fare una cosa simile. Grazie. Gli elfi sono molto bravi in questo genere di cose. Holly, sarà meglio andare prima che il nostro amico cambi idea e si riprenda la bacchetta. D'accordo. A tutto gas, Gastone! Coraggio, voliamo! Tata, Ben ha ritrovato la mia bacchetta! È una bella notizia! Ad ogni modo, tu non avresti mai dovuto perderla. Lo so, Tata Susina. Allora, Ben, dobbiamo ringraziare te per il ritrovamento della bacchetta di Holly? Ma non ho fatto nulla di speciale. Io invece penso che meriteresti un bel premio. Ho sentito che vorresti un nuovo cappello magico. Certo! Un nuovo cappello in segno di ringraziamento, Ben! No, davvero, non disturbatevi. Coraggio, Ben, non ti muovere. Adesso Holly muoverà la bacchetta gentilmente. Certo, Tata Susina. Abracazà! Un cappello magico avrà! Wow! Ha funzionato! Basta solo saper controllare la bacchetta. Grazie, è un bellissimo cappello da cowboy. Ben, grazie per aver ritrovato la mia bacchetta. E scusami tanto per aver dubitato del tuo piano. Figurati, a me dispiace di aver dubitato dei tuoi poteri magici, Holly. Oh no! Il cappello magico che ho creato ha tinto Ben di azzurro! Allora, come sto? Ad essere sincera, ti stava molto meglio il tuo vecchio cappello. Lo penso anch'io. Abracazzubbidi! Ah?
È proprio bello avere in testa il mio vecchio cappello. Ed è bello riaverti qui, mia cara bacchetta. Prometto che non ti perderò mai più.